Quindi buongiorno a tutti anche da parte mia. Adesso aspettiamo ancora qualche persona. Abbiamo avuto davvero un pienone, nel senso che avevamo inizialmente pensato a 50 persone, siamo dovuti andare a 70 ed è un buonissimo segno, sono contento. Quindi, Federica, che dici? Parto. Ah, sì, dai, siamo a 37 partecipanti. Se vuoi intanto iniziare, secondo me. Sì, anche perché diciamo le prime Il slide sono tempo diranno. le classiche slide di presentazione. E intanto così mi presento. Adesso poi vediamo se c'è qualcuno, qualche nome conosciuto. Io oggi ho fatto ancora un reminder dalle mie canali social. Comunque adesso allora vado in share screen e dovreste vedere questa roba qua. Dovreste vedere le slide. Allora, il titolo. Copyright ai tempi dei social media. Titolo, io avevo proposto il copyright un po' più tristino e banalotto, il copyright nei social media, giustamente da Apogeo che hanno un po' di dimestichezza con l'editoria, ma hanno trovato un titolo un po' più accattivante, il copyright ai tempi dei social media, perché in effetti sono i tempi che stiamo vivendo. Allora, ok. Io sono questo qua, mi avete già visto prima nella slide, non so se qualcuno mi vede là nell'angolino piccolo o meno, se vede solo le slide, suggerisco di guardare le slide, nel senso che vedere la mia faccina lì in piccolo non aiuta perché non farò mimiche particolari per spiegare i concetti, invece ha più senso vedere bene le slide, chiaramente. Questo sono io, la foto scattata durante uno dei corsi di Apogeo, fatto a settembre dell'anno scorso, quello era dedicato al mondo del software, delle licenze software. E oggi invece parliamo più che altro di contenuti creativi, di diffusione di contenuti creativi attraverso i social media. Un'ora e mezza abbiamo a disposizione, un'ora e mezza è davvero molto poco per dire tutte le cose che ci sarebbero da dire sull'argomento. Nel fare le slide cioè, rispetto a quello che volevo dire, ho già dovuto sfoltire molto. Quindi in effetti questo argomento richiederebbe una bella mezza giornata di lezione, quindi magari pensiamo poi di fare un vero e proprio corso quando usciremo da questa situazione, un corso in presenza nella sede di Apogeo, che è anche molto scenografica, a Milano. E intanto eccomi qua, io sono questo, consulente, sono un avvocato, mi occupo di consulenza nel settore della proprietà intellettuale e del diritto delle nuove tecnologie. Ho anche alcune docenze universitarie e poi faccio attività di formazione come quella a cui state partecipando oggi, costantemente in giro per l'Italia, quando ci diciamo, riconsentiranno di salire su un treno o su un aereo per andare in giro a fare divulgazione e formazione. Però adesso ci arrangiamo così con l'attività di formazione attraverso questi fantastici strumenti tecnologici. Mi sono laureato ovviamente in giurisprudenza perché se no non potrei essere avvocato, sono diventato avvocato nel 2007, poi nel frattempo, durante il praticantato, mi sono anche messo a fare una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione per poi approdare a un dottorato di ricerca in società dell'informazione. Quindi è un dottorato di ricerca, io ho una formazione, come avete capito, un po' trasversale, nel senso che non sono un giurista puro, cioè pur avendo una formazione, quindi una forma mentis anche principalmente giuridica, indubbiamente. Però il dottorato in società dell'informazione mi ha permesso di entrare in contatto con un mondo un po' più vario, cioè era un dottorato che si occupava di, diciamo, di tutti gli argomenti relativi al digitale, quindi alla digitalizzazione e alla cosiddetta società dell'informazione, fra cui appunto c'è anche quello dell'impatto che il digitale e internet hanno sul diritto d'autore, cioè su un istituto giuridico nato nel 1700, ok? E che è uscito quasi indenne dalle varie rivoluzioni, le varie evoluzioni storiche degli ultimi 3 secoli, salvo poi arrivare a impattare pesantemente con la rivoluzione, cioè contro la rivoluzione digitale e soprattutto la rivoluzione di internet, il mondo del tutti connessi che stiamo vivendo adesso. E sarà un po' l'argomento della nostra lezione di oggi, no?
ho fatto circolare venerdì scorso, è uscito su Apogeo un articolo, il mio articolo divulgativo, come spesso sono i miei articoli per Apogeo, che spiega un po' quali sono i problemi che il diritto d'autore incontra nel momento in cui cerca di essere applicato, di funzionare su un mezzo di comunicazione che è diverso da tutti gli altri, che è internet. Non so se l'avete letto, poteva essere una lettura preparatoria per il corso di oggi oppure può essere una lettura di approfondimento se la leggete dopo, quando avremo finito la nostra lezione. Io sono, come qualcuno già sa, molto attivo sui social. Avrei piacere se dopo la lezione di oggi, o anche adesso durante, se avete in mano il cellulare, volete fare like o seguire i miei canali, questi sono i tre principali canali in cui mi trovate. Attenzione che su Facebook, se mi cercate col mio nome e cognome, trovate anche il profilo privato. Vi invito a seguire la pagina pubblica invece, ok? Quindi Simone.Riprandi page. Su Twitter sono quello lì, Simone Riprandi tutto attaccato, e LinkedIn idem. Quindi se volete poi rimanere in contatto con le iniziative future, questi sono i tre canali principali, ma se cercate anche semplicemente il mio nome sulle principali piattaforme, fra cui anche YouTube, Share, trovate tutti i materiali dei miei corsi, quindi anche video lezioni ben più lunghe di quella di oggi che vi spiegano tanti argomenti relativi proprio al mondo della proprietà intellettuale. Allora, per arrivare a parlare di diritto d'autore nel mondo dei social media, dobbiamo prenderla un po' larga, perché immagino che, essendo questo un incontro divulgativo, in cui non c'è una platea selezionata, ma insomma è aperto un po' a tutti, immagino che non tutti siano forniti di quelle nozioni di base del diritto d'autore, quindi dobbiamo partire da almeno qualche slide introduttiva su il funzionamento generale del diritto d'autore, e quindi principi che valgono generalmente sul diritto d'autore e non strettamente sul mondo di internet. Nella seconda parte inizieremo invece a mettere il focus sul diritto d'autore nel mondo digitale e della diffusione di opere su internet, attraverso internet, e nella terza parte, quindi nella parte finale, arriveremo finalmente al dulcis in fundo, il tema centrale del seminario di oggi, cioè come il diritto d'autore viene applicato sulle principali piattaforme social. Avrei voluto fare una panoramica più ampia, lo ammetto, nel senso che avrei voluto guardare tutte le varie policy di Instagram, di Twitter, però mi sono dovuto fermare, diciamo, alle due principali, che sono Facebook e YouTube, anche accettando anche il fatto che la policy di Facebook e quella di Instagram non sono molto diverse tra loro, per ovvi motivi, perché appartengono allo stesso soggetto, e Twitter, vabbè, l'ho lasciato un po' al secondo piano, perché oggi davvero non ce la si fa a fare in un'ora e mezza tutta la roba che si potrebbe fare su questo argomento, che è sicuramente ampio e anche molto affascinante.